Buongiorno, saluti, bentrovati qui da Marina di Cassano, siamo negli uffici della You Know per celebrare questo primo giorno di lavoro con una barca ibrida a motore e propulsa anche elettrica. Qual è la differenza, direttore, con il direttore comandante? Paolo Cherillo, che ci racconta del perché di questa scelta che ha richiesto una profusione di energie non indifferente rispetto al mercato odierno. In un momento in cui è l'uscita dalla pandemia, in una ripresa economica commerciale, fortunatamente il mare è la carta vincente della penisola sorrentina. Io non è testimone come azienda perché è stata premiata da TripAdvisor per le eccellenze del servizio che ha reso negli ultimi 5 anni e soprattutto perché hanno in agenda prenotazioni fino a ottobre inoltrato, prenotazioni continue e costanti, quotidiane e giornaliere. Quanti comandanti e quante barche impegniamo quotidianamente? Adesso abbiamo solo 4 barche, la nostra flotta è composta da 10 imbarcazioni e altrettanto 10-11 comandanti. Questa barca innovativa mette insieme tradizione, innovazione per l'appunto e rispetto per l'ambiente. Ci sono voluti quasi 2 anni di duro lavoro, come diceva il nostro caro collega, abbiamo investito molto in queste barche. E oggi usciamo proprio con 4 barche e possiamo anche toccare mari dove altre motori endotermici non possono arrivare, una baia di Eronto. Tradotto in altre parole, che cosa serve questa motorizzazione speciale elettrica silenziosa? Serve per poter entrare nel cuore dell'area marina protetta non solo di Punta Campanella, che è quella che abbiamo qui e a Serve da Massalubrenze, il Vervece fino ai Galli, ma anche altre aree marine protette. Nulla toglie che procida con Vivara, sicuramente la possiamo visitare tranquillamente circondando quella fetta di luna, quella fetta di Cocomero che è l'isolotto di Vivara. E poi si aprono nuovi orizzonti, perché con una barca silenziosa, nel momento in cui noi facciamo colazione o apriamo il frigo per il prosecco di rito, è vero comandante? Certo, la silenziosità ci permette di dialogare e di ascoltare della musica che, se è a chiaro di luna, è ancora meglio. Anche quando l'assistente di bordo spiega i nostri bellissimi posti, illustri, i nostri bellissimi posti ai turisti, c'è quel silenzio di fondo dove è più facile comunicare con i nostri turisti. E per il 2020 e il 2024 cercheremo di installare il motore ibrido, la tecnologia ibrida, anche su tutte le altre nostre imbarcazioni. Ah, quindi è un obiettivo voluto, desiderato. Sì, assolutamente. Guardate, si parla anche di fondo trasparente sulla falsariga di quelli che già stanno navigando alla grande nella baia di Baia, nel golfo di Pozzuoli. Lì abbiamo dei ruderi di archeologia, mentre qua invece avremo un fondale marino che il sorrentino magari ancora non è ricco e pulito come quello caprese, ma c'è questa voglia di conoscere questo polipetto stella marina particolare che è stato visto nei nostri fondali. Avremo la possibilità nei prossimi anni? Sicuramente stiamo studiando altre soluzioni e daremo anche importanza anche al parco marino, come diceva lei, per la Posidonia, che è molto importante da non sottovalutare. I nostri auguri e i nostri complimenti per questa barca. Noi ci prenotiamo quando sarà possibile per un giro di prova per far conoscere ai nostri lettori, non solo ai nostri lettori, ma con questi video parteciperemo alla BIT, che è la Borsa Internazionale del Turismo Archeologico di Pestum, che avremo prossimamente per allargare questi vostri, nostri orizzonti. Grazie mille. Auguri e complimenti. Grazie, volevo.